Salve Edin. A me ha colpito un abbraccio, quell'abbraccio a fine partita con il portiere, con Paolo Lopez, vi siete stretti tutti intorno. C'era un motivo particolare per quell'abbraccio? No, anche perché penso che c'era qualcosa, un chiarimento tra lui e Brian Cristante. Io ti dico la verità, per prima volta che lo vedo un po', dico anche tutti poi, mica lo sappiamo. Lui rideva, però alla fine lui ha fatto una partita importante, ha fatto qualche parata importantissima in secondo tempo e ci ha salvato. Edin, a me è piaciuto invece il sostegno che avete dato a Spinazzola dopo questa settimana un po' dura. Come sta il ragazzo? Come l'avete trovato? E oggi ha fatto una gran partita. L'avete visto oggi, ha fatto una grande partita, come abbiamo detto. Lui con la testa stava sempre qui a Roma, poi quelle cose che succedono non devono influire su un giocatore. Lui l'ha fatto vedere oggi dove non ha pensato, ha fatto una grande partita, speriamo che può continuare così perché è un giocatore importante per noi. Avete disputato un buon primo tempo, poi avete sofferto un pochino nei primi 20 minuti in fondo, per il resto avete controllato la partita. Io penso che in generale abbiamo fatto una grande partita, soprattutto in primo tempo, tranne l'ultima palla lunga dove queste cose sicuramente non si può permettere in una partita così, dove poi cambia tutto il secondo tempo. Penso che se rimaneva 2-0 era più dura per loro, però come ho detto in secondo tempo abbiamo sofferto un pochino di più, però ci sta anche soffrire, l'importante è che stiamo tutti dentro la partita per sempre, e poi la nostra qualità è uscita fuori dove abbiamo chiuso con il terzo gol. Edin, qualche giorno fa tua moglie ha detto che restare a Roma è stata una tua scelta. Posso chiederti qual è il motivo perché Roma e la città Roma ti sono entrate così tanto nel cuore? Facile, sto bene qui e come ha detto mia moglie, sicuramente che parlo con lei, con mia famiglia, però alla fine non può stare un posto dove non sono felice. A Roma sono felice, anche per questo sono rimasto. Edin.